settimana in compagnia dell'agenda di Telebelluno. Vi segnalo una proposta per martedì 23 gennaio. E parliamo dei migranti di Via Zuppani. La tradizionale esposizione all'aperto di Via Zuppani propone quest'anno, nel mese di gennaio, un ulteriore sguardo sul recente passato del bellunese, grazie ad una scelta di foto provenienti dall'archivio fotografico del Museo Etnografico di Serafella. L'insolita storia pop bar di Belluno con l'associazione Vivi Meglio, con l'aiuto e il contributo di alcuni operatori commerciali della zona, propone i migranti di Via Zuppani il sogno e il segno di una terra. Questa esposizione, fatta di tante foto, rimarrà disponibile sotto i portici di Via Zuppani per tutto il mese di gennaio e ne sarà consentita la libera visione al passaggio. Ed ora diamo già un'anticipazione ad un evento che si svolgerà nella giornata di giovedì 25 gennaio. E parliamo di salute, perché giovedì 25 gennaio ritorna l'appuntamento con i giovedì della salute. In questa occasione si affronterà il tema Rigenerare i tessuti a Belluno una realtà. L'incontro si terrà come di consueto alle ore 18 presso la sala riunioni dell'ospedale San Martino di Belluno ed avrà come relatori il dottor Stefano Capelli, direttore della struttura trasfusionale di Belluno, e il dottor Alessio Borean, dirigente medico di medicina rigenerativa di Belluno. Vi ricordo che l'appuntamento è a carattere libero e tutti sono invitati a parteciparvi. E si conclude così anche questa edizione di Telebelluno Agenda. Vi ricordo che se avete piacere anche voi di segnalare qualche attività, qualche iniziativa, potete farlo mandando una mail all'indirizzo promo@telebelluno.it, ricordandovi di indicare anche un vostro recapito telefonico, oppure potete direttamente contattare la nostra redazione. Grazie per l'ascolto, arrivederci.